E tu sei tornato per dirmi che te l'aveva suonata e a suon di botte negava a casa e moglie. No, signora, non l'ho mai vista in vita mia, io... Nei 18 anni, perché al mercato mi hai riferito le stesse identiche cose. Ma non l'ha mai vista in vita mia! Come fa allora a chiamarci per nome? Per ispirazione divina? Sì, siamo appena usciti di scena, abbiamo le caramelle in bocca, le asciugamani addosso. Siamo abbastanza distrutti dopo questa commedia degli errori. Io ne ho 6, ho 6 personaggi e lui ne ha 5, quindi cinque. Sì, non è facile. Poi la cosa più difficile è capire e ricordarsi dove hai messo i vestiti del personaggio prima, perché poi devi andare a riprenderli magari dopo mezz'oretta e non sai più dove cavolo l'hai messi. Quindi non è facile, non è facile. L'hai guardato negli occhi per capire se faceva sul serio. Prima ha negato ogni suo diritto su di te, poi ha giurato di essere straniero qui. E pur mentendo diceva il vero. Allora ho supplicato per voi. E mio marito Antifolo che cosa ha risposto? L'amore che gli chiedevo di mostrare a te, lui lo mostrava a me. Come? E con parole che in un onesto corteggiamento mi avrebbero turbato. Si diceva che ero bella, che ammirava le mie parole. Che infedele, stupido, porco, ottuso, perverso nel corpo ancora di più nella mente. Oh, sì, scusa, sarebbe geloso. Ho capito, ma se non è il cuore almeno la bocca si sfoga. Capito, però... Erano 2 anni, sì. Giusto? Sì, l'ultima volta abbiamo fatto al mare a Follonica col sole. Ci hanno interrotto, proprio durante il Covid ci siamo interrotti. Sì. Proprio abbiamo 10 repliche ancora da fare e abbiamo interrotto. Eravamo ospiti della stagione di Follonica diretta da Eugenio Allegri, che è anche il regista dello spettacolo. Quindi sì. Alla! Porco spino! Ah, il porco spino! Non si può dire! Cosa non si può dire? Porco spino! Che cosa? L'avete detto voi? Ma che cosa? Porco spino! Ma e adesso in realtà questo test a rettino è stato fatto perché partiamo e facciamo qualche data in giro, soprattutto al nord, e poi insomma continuano i nostri impegni. Vuoi dire qualcosa tu, che domani vai a provare un altro spettacolo? Sì, domani io parto per... faccio un monologo a Cascina, alla Casa del Teatro Ragazzi, con la regia di Emiliano Bronzino, e diciamo debutteremo a breve anche con quello. In questo mare, tu, Dio, è il problema. E dentro avanti, guarda ben che sia.